Oggi è la commemorazione dei defunti. È una giornata in cui la Chiesa ci fa ancora capire il suo senso di maternità. La Chiesa non ci abbandona mai, né quando siamo in vita e tanto meno dopo. E questo lo fa attraverso non solo la celebrazione dell'Eucaristia, il cui ricordo dei defunti, o meglio, l'offerta di una santa messa per una persona defunta, ha tanto giovamento per la purificazione delle anime che sono in purgatorio, ma lo fa anche attraverso le preghiere, lo fa anche attraverso le opere di bene. Cioè, noi possiamo suffragare le anime delle persone che abbiamo conosciuto e anche di quelle che non abbiamo conosciuto e che sono in attesa della loro purificazione per incontrare nel paradiso il volto di Dio. Noi lo possiamo fare sia attraverso la preghiera, sia offrendo e pregando durante una messa, ricordando questi defunti anche durante una messa, ma anche facendo del bene per loro. E oggi la cosa più bella è proprio questo: ricordare questi defunti facendo un'opera di carità, aiutando una persona. Io ricordo quando ero bambino che nella notte tra il primo e il 2 di novembre si apparecchiava la tavola e si lasciava sulla tavola il pane e l'acqua, perché si diceva che la notte i nostri defunti, i familiari defunti che erano morti, che ci avevano lasciati, passavano e si cibavano di quel pane e di quell'acqua. Bene, il significato vero, che poi con il tempo ho compreso, è che quel pane e quell'acqua non sono direttamente per i defunti, ma quel pane e quell'acqua, quanto diventano per noi la preghiera e la carità, quel pane e quell'acqua aiutano le anime del purgatorio a fare passi, aiutano le anime del purgatorio ad avviarsi ed andare sempre più avanti nel loro cammino di purificazione. Quando è nata veramente la festa della commemorazione dei defunti? Io vi devo confessare che non lo sapevo, ma l'ho scoperto da un libro famoso, Padre Pio e le anime del purgatorio, che ha scritto padre Alessio Parente, un frate che in un certo senso aveva la passione delle anime del purgatorio, del paradiso, e che ha fatto anche della sua predicazione proprio una possibilità di annunciare il Vangelo, presentando la cosiddetta teologia dei novissimi. Bene, questa festa, questa meglio commemorazione dei defunti, nasce all'inizio del X secolo in un convento, meglio in un'abbazia francese, quella di Cluny, grazie a un santo monaco, l'abate Odilo. L'abate Odilo che cosa faceva? Aveva questa predisposizione a pregare, a offrire i suoi sacrifici per le anime purganti. E lui un giorno sulle coste siciliane udì tutti i lamenti e le invocazioni che provenivano dalle anime purganti. Ed allora disse ai suoi monaci che il 2 novembre di ogni anno doveva essere riservato questo giorno, chiedo scusa, alla preghiera e al sacrificio e all'offerta per la liberazione e la purificazione delle anime purganti.
Io non sapevo questo fatto, ve l'ho voluto raccontare, ma domani continuiamo, perché da domani iniziamo a vedere il rapporto tra Padre Pio e le anime purganti. Ciao a tutti!